Siamo alunni del liceo classico Ludovico Antonio Muratori, ora Muratori San Carlo, presente da secoli in città, chiamato così a partire dal 1872, anniversario della nascita dello studioso. Poco lontano dalla sede della scuola c'è Piazza della Pomposa. In passato il popolo si ritrovava nella piazzetta per andare in chiesa, e se oggi invece è uno dei più noti luoghi di ritrovo di Modena. Qui visse una parte della sua vita Muratori, che promosse interventi di restauro, facendo riparare la chiesa vicino alla quale venne aggiunta una casa con giardino in cui andò ad abitare. Le prime notizie della presenza della chiesa risalgono al 1153. Fu chiamata chiesa di Santa Maria Pomposa perché era dipendente dall'abbazia Pomposa, situata nei pressi della foce del Po. Prima che Muratori la prendesse in custodia era trascurata. Successivamente Muratori si occupò di farla restaurare e se ne prese cura. Le spoglie di Muratori vennero trasferite all'interno della chiesa nel 1922. Ha 23 anni e diventa prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano e nello stesso anno sacerdote. Tornato a Modena, viene nominato storiografo, archivista e bibliotecario della famiglia degli Este. Più tardi diviene presbitero nella chiesa di Santa Maria della Pomposa e fonda la Compagnia della Carità. Muore nel 1750. Nella lunga epigrafe fatta collocare sulla porta della chiesa dai nipoti, di cui verrà letta la traduzione, vengono enumerati i numerosi meriti del Muratori, valente intellettuale, presbitero e uomo ricco di carità. Per Ludovico Antonio Muratori, una volta prevosto di questa chiesa, prefetto della Biblioteca Ambrosiana, poi delle Tese, alle dipendenze di Rinaldo I e Francesco III, duchi di Modena, Reggio, Mirandola, eccetera. Uomo impareggiabile, cultore di solida e autentica pietà, assai noto per i moltissimi libri pubblicati, assai dotto in quasi tutti i generi di discipline, tra gli intellettuali del suo tempo a nessuno secondo. Benemerito per ciò che riguarda la religione, l'Italia e la letteratura. Membro della Regia Accademia Londinese e di moltissime accademie italiane, che questa chiesa, ormai in rovina a causa dell'antichità, a sue spese rinnovò e arricchì di arredi sacri. E per la pia opera di carità, in essa istituita e generosamente finanziata, giustamente dovrebbe essere chiamato padre dei poveri. Molto amorevole e generoso, morto il 23 gennaio 1750, all'età di 77 anni, 3 mesi e 2 giorni, Giovanni, Francesco e Fortunato, i fratelli soli Muratori, questo ricordo posero.